proprio te che mi stai dando della troia, mi dici che ho il culo rotto, mentre il culo rotto ce l'hai tu perché ti svendi per un paio di scarpe false e ti fai pagare 100 euro e schiai dalla gente 20 euro, quindi dimmi te chi ha il culo rotto, fammi te. Me sei una persona che fa schifo, sei brutto fuori e dentro e... Piccola donna insignificante, mi viene a dire a me che mi svendo per 100 euro tutte le sponsorizzazioni che fa quel verme cornuto del tuo ragazzo, gliel'ho date io, brutta tifosa. 1, 2, fai FaceTime per 20 euro mentre ti masturbi. Tu stai parlando con me, brutta troietta, tu lo sai con chi stai parlando? Io so tutti i cazzi tuoi, tu ti masturbi su FaceTime per 20 euro, brutta troietta, e ti permetti di dire a me, colui che vi ha voluto bene, che gli ho girato tutti i contatti a quel cornuto del ragazzo tuo, sono pure un uomo che ti fa schifo. Purtroppo il rispetto è una cosa che né si compra e né si capisce, o ce l'hai dentro o non ce l'hai. Io credo che insultare una donna è una cosa squallida, solamente perché è una donna. Poi stiamo parlando di cose che non riguardano nessuno, riguardano solo me, e io penso che sei l'ultima delle persone che può permettersi di giudicare qualcuno e la vita di qualcuno o il passato di qualcuno. Eh? Tutto il tuo pubblico minorenne, tu ti permetti di dare questo esempio ai giovani, di trattare così una donna, di permettersi di dire certe cose. Tu la puoi pensare come ti pare e a noi non ci interessa. Ma tienitele per te queste cose, perché questo qua è un social. Stiamo andando oltre con le parole. Basta. Noi comunque abbiamo da dire una cosa, e la cosa è una: tu puoi dire quello che ti pare, comunque noi non vediamo sicuramente morte alla gente, no? E non facciamo vedere il cazzo ai fidanzati. Non facciamo vedere il cazzo in videochiamata alle donne degli amici, no? Se la mia donna ha cominciato a fare quello perché è stata lasciata sola un anno con un bambino da crescere in preda alla disperazione in mezzo al nulla, e poi chi è che giudica? Chi è che sta giudicando? Una persona che è andata a lavorare e ha fatto tante cose nella vita, vero? Perché io ci sono andato a lavorare, la mia ragazza c'è andata a lavorare, eh? Quindi pulisciti la bocca prima di parlare. Cos'è un verme? Stai facendo prendere di mira, tra virgolette, mediaticamente una donna. Questa cosa è una cosa schifosa, ma tu non sei, tu sei un mercenario. Tu sei una persona che non ha etica, non ha nulla. Ti stai dimostrando per quello che sei e sono contento che la gente sta vedendo la tua vera faccia. Brutto infame che non sei altro. Tu hai delle amnesie. Hai iniziato la tua carriera da infame viscido proprio ad insultare le donne. Tu vieni a dire a me di non insultare le donne, brutto infame. Ti sono venuti a spaccare casa il portone perché hai insultato le madri delle persone che io conoscevo e ti ho anche preso le parti, brutto verme che non sei altro. Mi hai fatto mettere contro tutta Roma, brutto indegno. Tu sei indegno, infame. Ricordati una cosa, vicino hai il diavolo. La tua ragazza è come la cocaina, è peggio del diavolo. Fai attenzione, che è molto subdola. Fai attenzione, amico mio. Ti volevo bene una volta.